Allora, cari amici che ci ascoltate, adesso fra poco farò un'intervista con questa ragazza qui, il cui nome è Lucia e è nata a Napoli. E Sì, a in che posto di Napoli? Che Secondigliano, è un posto precisamente. particolarmente Sì, avanzato, nella no? periferia nord di Sì, Napoli. Purtroppo è noto per il no, è progresso, sì, famigerato. famigerato. È Ok. famigerato. E vedrete perché la intervisto. Adesso prima però vi presento un breve brano musicale che ho improvvisato il 28 agosto, quindi qualche giorno fa, e adesso poi chiederò, vabbè, voi ci ascoltate, anche Lucia l'ascolterà, la prima domanda che le farò è che cosa prova sentendo questa musica, poi vedrete perché.
Beh, che tipo di emozione hai provato sentendo questa... Beh, innanzitutto complimenti. La seconda cosa è... ho visto delle immagini e come quando aspetti di vedere la persona che ami, però ma dai, ma per lei provi dei sentimenti ambivalenti. Mm. Quindi da una parte pensi vorrei accarezzarla, vorrei abbracciarla, il cuore ti batte e senti una preoccupazione, però quell'ansia un po' da prestazione, no? E da dire se questa persona non mi vuole, se non sono abbastanza per questa persona. Perfetto. E quindi, e poi alla fine questa persona la vedi e il cuore scoppia e finalmente inizia una carezza, un abbraccio, una danza. Bene, questo. Perfetto. Sei proprio andata al centro, va bene, ottimo. E adesso vi dico chi è Lucia. Lucia è un'allieva che sta diplomandosi con la scuola Ippocrate, sì, no? L'Accademia Ippocrate. Ippocrate di Sarzana. Sì, un'accademia di naturopatia. Sì, che è diretta da chi? È il direttore Andrea Bologna e la dottoressa Battolla, Ilaria Battolla. Che noi conosciamo molto bene, abbiamo appena fatto una seduta con voi, che sono, vabbè, io posso dire che il lavoro che voi fate è semplicemente fantastico. Cioè non, grazie. Io spero solo che questo lavoro si diffonda, perché... è la vera medicina, la medicina del domani, quella che non richiede praticamente, è una medicina innanzitutto preventiva e che cura in modo naturale. Voi siete una scuola di naturopatia. Sì, in realtà è una medicina moderna, ma se ci si pensa cioè è una medicina antichissima e ci basiamo su tradizioni millenarie che sono quelle della medicina tradizionale cinese e quelle della medicina ayurvedica, oltre che dei rimedi che si conoscono dalla notte dei tempi. Quindi in realtà stiamo tornando al passato proiettandoci verso un futuro. Perché poi utilizzate anche tutta una serie di tecnologie che sono attuali, sono proprio... Certo, certo. Ok, sì. Quindi diciamo che i fondatori di questa scuola hanno fatto una ricerca straordinaria, no? A 360 gradi, andando a cercare ciò che c'è di più efficace. No? Assolutamente. Com'è sì. che tu sei andata e arrivata in questa scuola? Parlaci un po' di questo. Allora, io ero una tua grande fan, sono una tua grande fan, adesso spero anche amica, e ho seguito sempre i tuoi video. E tramite appunto l'intervista col direttore della scuola, Andrea Bologna, e mi sono appassionata, affascinata anche già da quell'intervista, della medicina tradizionale cinese, e del suo comunicare, perché comunicare sia di Andrea Bologna che della medicina tradizionale cinese stessa, perché parlare del corpo e parlare delle emozioni e parlare dell'anima come un tutt'uno, quindi non è tutto separato, ma è olistico, no? Dal greco, è tutto unito, quindi non è solo il mentale, ecco, anche il fisico, come il mentale poi scaturisce nel fisico. Certo. Ora, questi sono concetti che solo l'ignoranza colossale che c'è oggi ha fatto dimenticare, perché una medicina che sia degna di questo nome, della cura, un medico dovrebbe curare, è chiaro che non dovrebbe dimenticare queste cose, anzi dovrebbe essere la base. Poi la medicina diventa sempre più... si aggiorna con ricerche, tecnologie, quindi ovviamente voi state cercando integrazione tra la medicina tradizionale e le più recenti ricerche mediche, quelle vere, non quelle fatte dai multinazionali, che servono per creare dittature finanziarie oppressive di cui certamente non abbiamo un gran bisogno. In realtà ci piace dire che noi non curiamo nessuno, in realtà, la propria dignità all'uomo. Aspetta, curare nel senso di prendersi cura, esatto, ci prendiamo cura. Curare vuol dire prendersi cura. Ma è importante restituire la dignità all'uomo, perché l'uomo è capace di autocurarsi. Il principio è l'autoguarigione, esattamente. Ovviamente. È un principio che è noto da sempre, e avviene se si tolgono gli ostacoli che ci sono. Assolutamente, sì. Ostacoli che una moderna società, diciamo, basata sull'ignoranza totale come quella di oggi, crea continui sempre peggio, nel senso che la menzogna è la cifra di questa società, l'oppressione dei più forti sui più deboli, quindi questo aggrava la situazione generale. Però perché, come...
Io ho visto la tua passione, no? Sì. Proprio si vede, insomma, che tu, se ricordo male, tu sei arrivata a Sarzana perché sei Sì. spostato, tu avevi un Sì, ragazzo, ho un no? fidanzato. Hai un Ho un fidanzato, fidanzato sì. che si è trasferito Si è trasferito e a quindi... Sarzana e quindi ho Sì. visto poi tramite il video che c'era una scuola di naturopatia a Esatto, Sarzana e quindi esatto. da Napoli a Sarzana e ho trovato qui la mia vera strada, la mia La vera vera strada. vocazione. Ora, sarebbe bene parlare almeno per flash del tuo passato, perché così quando si parla con te sembri una persona piena di risorse che quindi ha avuto una vita fortunata, insomma, no? In E realtà in realtà non sì, proprio, non né? proprio, però diciamo che le ferite, come dicevamo prima, come parlavamo prima, le ferite sono un'occasione, sono sempre un'occasione di crescita, ecco. E quindi bisogna prendere il proprio vissuto, trasformarlo in positivo e io lo sto facendo proprio qui, in questa scuola, dedicandomi con passione nel mio lavoro, quello che sarà il mio lavoro. E quindi perché fare da terapeuta, quindi come dicevi tu, prendermi cura di persone, mi servirà tantissimo, perché quando guarisci la tua anima e vedi Eh guarire sì, quella degli altri, non c'è non c'è armonia nessuna più cosa più bella, bella, è no? un'armonia. È un'armonia. Infatti, credo che quando tu fai un lavoro di questo genere ti ricarichi, non ti scarichi. Assolutamente, Eh sì. no, no. Io torno a casa molto spesso dopo i tirocini la sera Sì, che beh, sono più ti carica, ricarica, perché sì. questo è il tema classico. Ma un terapeuta si scarica? No, si No. ricarica perché dona qualcosa, dona quello che ha imparato dalla vita, nel senso che la vita è molto difficile per gli esseri umani in generale, le ferite sono normali, tu hai avuto delle ferite anche molto gravi, però le hai come trasformate e qui poi c'è la differenza, tra alcuni esseri umani lo fanno, altri no, per alcuni Certo. esseri umani le ferite rimangono tali per tutta la vita e quindi vivono una vita difficile, molto difficile. E tu sarai tra quelle persone, diciamo così, tra virgolette, fortunate, che hanno un carattere che ha preso bene le ferite e quindi le ha trasformate in un dono. Cioè, sentivo oggi un video di Marco Guzzi che parlava di sé e diceva, vedete, io ho avuto una famiglia che era continuamente in conflitto, era una guerra familiare, no? E io di cosa avevo bisogno da piccolo? Di pace. E cosa ho creato oggi? Un centro. Che si chiama Darsi Pace. Sono 23 anni che do totalmente me stesso a questo lavoro. Guarda, la ferita curata è quello che poi diventa la risorsa. E quindi non so, mi vuoi dire qualcosa del tuo passato che possa dare ai nostri ascoltatori un'idea del cammino che hai fatto, ma qualunque Sì, settore, cioè, non so. diciamo che non sono stata molto fortunata dal punto di vista familiare, Sì. perché ovviamente ho, come dicevamo, ho delle ferite molto E profonde. ci puoi E, dare qualche sì, ho esempio? perso mia madre quando ero piccola e ho perso mio padre da poco. Ma questo non mi ha fermato, anzi, la cosa più bella del fare questo lavoro è proprio questo, vedere che ci sono persone che hanno delle ferite come le tue e quando risuoni puoi insegnare loro a vedere, informare come far uscire la parte migliore di queste persone. La cosa più bella, per esempio, di quando faccio un trattamento, un massaggio, è vedere il sorriso ingenuo del bambino ingenuo su quel lettino, perché la persona si è lasciata andare, ha lasciato andare le proprie barriere. Quindi è questa la cosa veramente bella di questo lavoro, oltre il fatto di fare tutto uno studio che serve a te, ma serve a capire anche il mondo, perché la medicina tradizionale cinese ti dà le chiavi per conoscere il mondo. E quindi con questo susseguirsi di yin e yang, quindi di due polarità che sono complementari, non esiste l'una senza l'altra, è fantastico perché anche il susseguirsi di stagioni o anche gli avvenimenti della vita, anche quelli più spiacevoli, ce li possiamo spiegare, ce li spieghiamo e ne Certo, troviamo una ragione. ok. Beh, come vedete, non si può dire che sia una persona fredda, no, Lucia? È una persona piena di passione, di entusiasmo. Ecco, volevo aggiungere, beh,
una cosa importante sapere che i migliori medici sono quelli che sono stati feriti, che si sono curati. Allora, nel tuo caso, quindi, questo passato anche difficile, poi vieni da un punto di Napoli, che come dicevo prima non è proprio uno dei luoghi più avanzati del progresso del mondo, insomma, no? Credo che certo. E dove ci sono, purtroppo sì. C'erano anche cose gravi, no? Che sì. Succedevano per la strada, cosa sì. succedeva? Vabbè, io sono cresciuta nella periferia nord di Napoli, Sì. dove purtroppo non ci sono infrastrutture, non ci sono grandi possibilità di futuro, ecco, e io sono proprio di Secondigliano, ma questo comunque diventa una, anche quello, una potenzialità. Ecco, ma è diventata per te, per le altre persone che spesso vivono lì non sono Certo, potenzialità, certo, è un certo, disastro, assolutamente, è perché un questi disastro, ragazzi cosa fanno assolutamente. poi? Cosa E fanno? purtroppo si danno alla delinquenza. L'unica possibilità che hanno è darsi la delinquenza, Sì. perché tra le altre cose credo che manchi il lavoro, non c'è lavoro. No. Ma che strano, ma anche questo è strano, perché una volta il lavoro c'era in Italia, adesso non c'è più da nessuna parte. È strano, è probabilmente un fatto delle costellazioni, non so, qualcosa, Mercurio. Ecco, ora, purtroppo il nostro sistema mediatico sta rendendo impossibile la gente capire cosa succede, perché usa la menzogna 24 ore al giorno e fa credere che queste cose siano naturali. Finché è stata attuata la Costituzione, il lavoro c'era. Finita l'attuazione costituzionale, iniziate le forze neoliberiste, stranamente il lavoro comincia a scendere fino a non esserci più. Lo stesso i diritti costituzionali non ci sono più. Quindi tu, col tuo entusiasmo, tu non sei proprio anziana, hai meno di 70 anni, no? Mi sembra. Sì, ho meno di O 70 meno di 60? meno di 60, ne ho 29, quasi E quindi 30. meno di 30, adesso proprio giù. Quindi è giovane, insomma. Quindi io credo che tu non solo farai un lavoro nel futuro terapeutico per le persone, ma stimolerai anche le persone a risvegliarsi alla coscienza del mondo, perché non basta risvegliare, Speriamo di sì. perché se no, Speriamo di sì. cioè se un mondo è così ingiusto, tutta l'ingiustizia del mondo diventa malattia per le persone. Le persone si ammalano per questa ingiustizia, perché l'ingiustizia ovviamente provoca nelle persone una reazione interiore, inconscia, come minimo di rabbia, furore e tutte le passioni tristi. Non potendosi esprimere questo, dove le esprimi? Non puoi dire da nessuna parte, credi che è colpa tua, cioè se il mondo va male così, se ti hanno licenziato, se hai perso il lavoro, è colpa tua. Quindi lì c'è un focolaio di patologia che è immenso. Quindi sono Certo. pochi i terapeuti che però si occupano anche di questo, devo dire. Perché credono che il loro lavoro sia curare il corpo, la psiche della persona. La vera terapia deve riguardare il corpo, la Tutto. psiche della persona e anche la psiche Già. collettiva, perché se la psiche collettiva è al collasso, allo sfascio, come oggi, poi curare ha un'attualità limitata, lo aiuti per un po', poi quello ritorna nel mondo e dopo un po' si ricomincia. Quindi, Certo. molto bene, io Vabbè, per fare credo un che esempio, per anche per il sì. pratico, no? Certo, Così pratico, facciamo capire che certo. cosa facciamo. Per esempio, esistono dei punti di agopuntura che sì, incidono ovviamente sul corpo, ma incidono anche sulle emozioni, come per esempio c'è intestino grasso 4 e quindi premendolo in realtà stimoli delle emozioni e quindi vai a liberare i sensi di colpa perché l'intestino grasso è collegato, secondo la medicina tradizionale cinese, all'emotività dei sensi di colpa e quindi è tutto un mondo, è tutto un universo. Beh, la medicina cinese forse è una delle più grandi medicine del mondo, tra l'altro quanti ha? 5.000 anni, cioè è Beh, dovuto a un lunghissimo studio assolutamente. scientifico di esperienza, diverso da quello che è stato fatto in Occidente, aprendo il corpo e così via. La medicina cinese è stata fatta con le osservazioni, no? Attraverso che cosa succedeva, avevano capito che il corpo è una serie di meridiani dove corre Beh, in l'energia. realtà storicamente i punti di agopuntura vengono conosciuti tramite la caccia e tramite appunto proprio la guerra. Perché si capivano che erano punti, c'erano punti, alcuni erano mortali, mentre gli altri erano curativi. Sì, vabbè, ma non ha Quindi, fatto la guerra per curare, insomma, sono stati no, degli no, no, osservatori, assolutamente sì. cioè, Sì. perché sennò i nostri osservatori dicono siete scemi, cioè, vabbè, è meglio non passare da scemi, te lo No, dico, ecco. ok. Quindi,
cari osservatori, non è che i cinesi l'hanno inventato perché facevano le guerre, poi i cinesi non erano specializzati in guerre. Quando hanno scoperto la polvere da staparo, loro non l'hanno usata, l'abbiamo usata noi per costruire cannoni. Perché i cinesi avevano una visione armonica della vita, quindi avevano tendenza, la vecchia cultura cinese, che poi adesso praticamente non c'è quasi più, come la vecchia cultura indiana dove si è sviluppata la ayurvedica, era una medicina tra l'altro per niente costosa, e i medici cinesi venivano pagati perché i loro clienti, tra virgolette, stavano bene. Quindi non perché li curavano, perché stavano bene, cioè era una medicina preventiva. E oggi per noi occidentali entrare in contatto con questa medicina totalmente diversa, che non cura i sintomi, non si occupa dei sintomi, cioè, i sintomi li prende in considerazione, ma si occupa delle cause, e la causa prima per la medicina cinese è la consapevolezza, è il livello lì che bisogna, è il primo rimedio essere consapevoli, coscienti. Coscienti di cosa? Coscienti delle proprie emozioni, quindi capire se sei arrabbiato, se sei triste o... Nel nostro mondo anche quello è difficile, perché persone credono di essere arrabbiati, magari sono tristi, cioè noi abbiamo delle emozioni che sono copertura di altre emozioni più profonde, e questo quindi ritornare ad essere in contatto con i propri veri sentimenti, in quello si riesce a fare una società sana. Dove c'è una società dove ti giudicano in continuazione per ogni cosa che dici, non ce la fai. Quindi è una, diciamo, una medicina che si fonda anche su una società sana. Quindi non è una società malata che produce la medicina, è una società sana. Ricordo anche questo, che c'erano i mandarini cinesi, che non sono dei frutti dell'albero, non sono aranci, insomma. Erano dei capi locali, no? I quali avevano come compito di alla fine fare in modo che il proprio pezzo di terra dovesse essere conservato praticamente uguale, cioè che non ci fossero cose peggiorative. Ecco. Ma pensate un po', se ci fosse un mandarino cinese oggi, ma in Italia in non so quanti 10 anni, 12, abbiamo costruito, cementificato una regione, praticamente un spazio grande come il Lazio. Ma questo non poteva essere allora. Ora, tutte queste ingiustizie sociali che poi vanno a ricadere sempre su chi? Sui più poveri, non c'è sui più ricchi, i più ricchi ci guadagnano sempre, e allora era una società che non aveva queste violenze. Noi dobbiamo imparare dalle società vecchie le cose giuste, e possiamo ovviamente poi sapere che nella nostra società non è tutto sbagliato, non è tutto le scienze moderne, c'è una parte della scienza che non è tossica, poi c'è una parte che invece sì. Perché è falsa, è una falsa scienza. Falsa perché è al servizio dei potentati finanziari, e i quali hanno interesse al profitto. Quindi quella scienza lì non puoi considerarla scienza. Ecco, io sento che tu sei una ragazza molto promettente. Grazie. E sono anche per questo sono interessata ad avere una conversazione più lunga con te. Va bene, quindi grazie. Magari se tu vieni un giorno, okay. Tanto io sono, adesso mi dedico praticamente a questo, perché sono... E siccome abbiamo sviluppato tecnologie molto veloci, quindi prima vorrei capire bene che cosa ti è successo in infanzia, e poi se certo. Ti è rimasto qualche problemino, speriamo di sì. Sì. Ce l'hai qualcuno? Sì, assolutamente ne sì. Ne dici qualcuno? La prossima volta. Eh, perché sì, adesso creiamo un po' di suspense. Ah, allora, se volete sapere quali sono i problemi, lo vediamo al prossimo incontro. Va bene? Grazie a tutti. E, vabbè, ci vediamo la prossima volta. Grazie. Ciao, ciao, ciao Lucia. Ciao. Grazie.